Manderai il tuo spirito e saranno creati e rinnoverai la faccia della terra. Questo grido del salmista nell'Antico Testamento trova il suo compimento nel giorno di Pentecoste nel Cenacolo. A Gerusalemme, in occasione della Pentecoste, il patriarca Michel Sabà ha celebrato una funzione nella chiesa della Dormizione sul Monte Sion. In questa solennità si può apprezzare la molteplicità di lingue e culture presenti nella Chiesa, perché il Vangelo è destinato a tutte le genti. Il custode di Terra Santa, padre Pier Battista Pizzaballa, ha celebrato nella Chiesa del Santo Salvatore. Pentecoste, cioè il dono dello Spirito Santo, significa la presenza di Dio in mezzo a noi sempre, come nostra forza, come sostegno per le nostre azioni, come quell'amore che ci brucia dentro. Ecco, nella Chiesa e fuori dobbiamo essere mossi da questa forza che è lo Spirito, che ci brucia, che ci impedisce di rinchiuderci in noi stessi e ci spinge fuori incontro al mondo, amandolo e trasformandolo. Questo è lo Spirito Santo. In serata, invece, i francescani hanno celebrato i Vespri nel Cenacolo. Il luogo era piccolo rispetto al numero di fedeli presenti, così che molti sono stati costretti a seguire la preghiera dall'esterno. Ognuno ha recitato il Padre Nostro nella propria lingua, una celebrazione semplice, densa di significato, poiché il luogo dove nacque la Chiesa oggi non è un santuario cristiano.